Avete sicuramente già preso atto la documentazione risulta la sezione tecnica del nuovo tecnico regionale. Voi sapete che, l'ho constatato giornalmente, la passata di entità è matematica, quindi gli anni passano e ovviamente certi regolamenti vanno rispettati. Nel nostro caso l'ISEF impone a tutti gli istruttori, anche non soltanto gli istruttori della parte tecnica, ma anche gli istruttori degli arbitri, a 68 anni di smettere l'attività, non possono più praticare la funzione di istruttore. E quindi Bruno Quadri, per noi un'icona, calcio tecnese per quanto riguarda la formazione. Io, almeno per il momento non ci sono, non ha concorrenti in questo senso. E quindi Bruno, suo malgrado, perché dico suo malgrado, dovrà smettere a fine di mantenere questa cosa. Evidentemente la preparazione del calcio non poteva aspettare l'ultimo momento per provare a designare il nuovo. E quindi abbiamo valutato alcune possibilità, abbiamo constatato che l'esperienza diciamo la vicinanza che ha sempre avuto con la nostra attività tecnica era tale che veniva preferito Morandi ad altri candidati. Ecco perché oggi presenteremo Davide Morandi con il tecnico regionale. Da parte mia, quindi, devo dirvi che la collaborazione con Bruno Quadri è stata eccezionale. Vi ricordo che, ma poi vi dirà lui qualcosa molto molto importante. Quando noi si iniziò l'attività, aveva smesso Vinci, era tecnico regionale a tempo pieno, aveva smesso, dopo dieci anni di attività aveva smesso, e ci siamo trovati senza tecnico regionale improvvisamente e dovevamo trovare le soluzioni. E così, una discussione a Catano, siamo trovati con Bucirillo e così via, abbiamo detto, ma Bruno Quadri non è più l'allenatore di un anno, però è un istruttore, così abbiamo preso contatto e lui era ma con lei a tenere un corso per istruttori. Siamo incontrati lì per la prima volta, abbiamo costruito quello che oggi è la sezione tecnica, qualcosa di straordinario, anche il lavoro che è stato fatto, ma mi fermo qui e do la parola a Bruno che spiegherà molto meglio di me quanto è successo. Grazie, anch'io un cordiale saluto a tutti. L'attività con la federazione nasce proprio a Macolè nel 2001, nel luglio, durante un corso di istruttori, al quale Davide Morandi era mio allievo. C'è stata una visita della delegazione della Federazione Cinese di Calcio in una pausa tra una lezione e l'altra e mi hanno chiesto l'aiuto per la parte tecnica. Io subito ho detto, pensato immediatamente, però prendendo delle decisioni più effettive, di creare un team di tecnici che rappresentasse tutto il Ticino e dividere i settori e l'attività come prendendo l'esempio del Dipartimento Tecnico della SF. Così dopo il corso ci sono stati degli incontri, ho preparato questo gruppo, ogni responsabile doveva preparare, proporre, sviluppare, dirigere e controllare gli obiettivi previsti e relazionare durante tutte le sedute della nostra sezione tecnica. Abbiamo creato un decalogo delle aree da sviluppare, velocemente dall'1 al 10, prima i corsi di formazione e di aggiornamento, poi l'attività del programma Gianni, del programma Gianni estivo, poi le selezioni Ticino, 13, 14 maschile, lo sport, la salute e il monitoraggio, un'area dedicata al calcio femminile con le selezioni femminili e il calcio di base femminile, un'area importantissima per visitare gli visite agli allenatori, club,
le consulenze alle società e ai gruppamenti, attività di coaching, i label, il calcio nella scuola, il calcio per i bambini e il calcio degli attivi. Quindi vedete tutte queste aree per sviluppare il Ticino. C'è stato uno spirito, ritengo, collegiale, un gruppo unito, sincero, diretto, discreto, ognuno con le sue grandi competenze, con motivazioni, con interesse e da aggiungere con tanta passione. Ricordo in particolare questa la situazione, due persone alle quali mi sono rivolto immediatamente, che non sono più tra noi, ma che pensiamo con tanto affetto, Gianpietro Zappa, che si occupava degli allievi, e Remo Mondada, che si occupava degli attivi. La prima parte e l'ultima parte. Però ora non parliamo del passato, ma il presente e il futuro è più importante. Quindi faccio gli auguri a Davide Morandi per la sua nuova decisione tecnica, per l'attività che ha cominciato da oggi. Voglio ringraziare il comitato della sezione della Federazione Ticinese di Calcio, in particolare Arturo Carrioli, il nostro presidente, con il quale abbiamo avuto 10 anni di collaborazione sincera, attiva e propositiva. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno collaborato con la sezione tecnica in questi 10 anni e un saluto anche a voi e grazie. Allora, con Davide, la Federazione Ticinese di Calcio conclude il contratto parziale. E insieme appunto con il nuovo tecnico abbiamo ristrutturato la sezione tecnica e ovviamente anche l'attività avrà naturalmente più risonanza verso l'esterno, avremo molto di più, siamo già stati parecchi, perché abbiamo modificato parecchio da quando appunto uno quando è diventato primo, adesso si farà in altro modo e si sarà molto più vicini, vi spiegherà poi Davide in che modo, sosterremo molto di più i nostri gruppamenti e le nostre società, soprattutto le sezioni a più. Nel lavoro che svolgerà Davide, per il lavoro che svolgerà Davide, scusate, avrà a disposizione naturalmente la collaborazione del segretariato, evidentemente, e avrà a disposizione il suo ufficio, il suo numero di telefono, cioè sarà naturalmente un dipendente a tutti gli effetti per la sezione di calcio e con grande autonomia. Per altri particolari e per la sua presentazione gli do la parola. Buongiorno a tutti. La prima cosa che mi viene da dire molto rapidamente è che se oggi io sono qui il 19 febbraio 2013 è grazie a voi, questo mi sembra evidente, perché è facile fare i buonisti in queste situazioni, ma quando le cose vanno dette e sono sincere non c'è nessun problema nel ribadire. Io penso che quando Bruno ormai 11 anni fa mi disse Davide vuoi darci un colpo di mano alla sezione tecnica, stavo praticamente facendo un corso a Colè per diventare pure istruttore. Mi ricordo che dissi sì, senza problemi, e il tempo ne è passato molto, ma quello che è rimasto oltre i numeri e le varie attività che sono state svolte in questi anni è comunque aver appreso molto e imparato molto. Sostituire Bruno Quadra non è facile, è molto più difficile che sostituire un allenatore di Super League, perché Bruno Quadri ha la grande capacità che io purtroppo non ho e che dovrò assimilare molto rapidamente, di sapere colloquiare, di sapere gestire rapporti, di sapere trovare sempre le giuste motivazioni e le giuste sinergie per permettere a tutti di svolgere la propria attività nel miglior modo possibile. Quindi questo è un insegnamento che Bruno Quadri mi ha dato in questi anni, ma Bruno non è soltanto per me un insegnamento, e qui lo dico senza paura di smentita, è come un padre sportivo, ma un padre anche spirituale, perché comunque mi ha insegnato molte cose e non sono frasi fatte. Per quanto riguarda il futuro, il futuro innanzitutto inizia dal 1° di luglio del 2013, non prima, perché il presente è un quadro, mi sembra evidente che si debba rispettare chi in questo momento sta operando e chi in questo momento sta lavorando. Non voglio che ci siano dubbi dal proposito,
e mi sembra anche evidente perché è formalmente definito che il mio compito inizierà dal 1 luglio 2013. È ovvio che, come ho fatto in questi 10 anni, io lavorerò per la Federazione Cinese di Calcio, l'ho fatto con grande passione prima senza che nessuno lo sapesse. Adesso lo si saprà in modo finale, però io ho sempre operato tantissimo per questa federazione e non lo faccio per spocchia o per presunzione, ma io sono convinto di essere con i giusti requisiti per questo compito, che è un compito difficilissimo. Però le esperienze che ho vissuto in questi anni mi hanno permesso di vedere veramente la paletta a 360 gradi. Io ho allenato i professionisti, ho allenato i bambini piccoli, ho scelto i bambini piccoli, ho fatto un mondiale nel 2004 con giocatori come Giugù, come Senderos, come Barnetta, come Cemaili, come Berani. Ho veramente vissuto il calcio di un certo tipo, ma sono andato anche a fare le piccole attività a Leggia, l'allenamento tipo a Maggia, in Valle di Blegno, a fare le consulenze, ecco. Io veramente ho la conoscenza completa, che poi non significa essere bravi, ma significa avere almeno una conoscenza. E poi ho probabilmente tra i molti difetti una qualità, che so esprimere quelli che sono i miei pensieri, e questo lo farò sempre. Il futuro prettamente tecnico. Io non sono onnipotente, non potrò essere ovunque, ma del resto anche il mio contratto non mi permette di essere ovunque, perché lo dice il contratto stesso, è parziale, quindi non si può fare tutto. E soprattutto è impossibile quantificare le percentuali, perché ci saranno dei giorni dove lavorerai 17 ore, ci saranno dei giorni dove probabilmente ti occuperai soltanto di gestire quelli che sono i rapporti interpersonali. Quello che conta è non pensare di poter fare tutto da solo. E quindi seguendo quella che è l'idea che Bruno Quadri in quell'incontro di Macolè con il responsabile della sezione tecnica, la mia idea è quella che comunque sul territorio ci saranno dei responsabili di regione e questi verranno potenziati e rafforzati e saranno un po' un passaggio. Se io sono gli occhi della Federazione Svizzera di Calcio per il Ticino, ecco che i miei occhi per la Federazione Svizzera di Calcio saranno i responsabili regionali. E io non sono solo. E soprattutto i verdi, questi quattro rettangoli verdi, oltre altre persone che lavoreranno. E poi vi dico in modo molto onesto e molto sincero che ci sarà una riunione con tutti gli istruttori della Federazione Ticinese di Calcio, che sono istruttori ticinesi, ai quali parlerò molto chiaro. Se vorranno collaborare con me, lo dovranno fare con la massima trasparenza, con la massima passione e col massimo rispetto reciproco.